Qual era la caratteristica di questo libro? Quello di dare un senso al fatto che la nostra storia, la storia millenaria della città di Firenze, di 2000 anni della città di Firenze, in realtà non è solo una storia molto ricca da un punto di vista di contenuti, di intensità di vicende, di rilievo nella storia internazionale, ma ha prodotto tutta una serie di personaggi, episodi, vicende che prese anche isolatamente rappresentano qualcosa di particolarmente importante per noi fiorentini e per coloro che hanno sempre vissuto con attrazione quello che è il genus loci, lo spirito del luogo della città di Firenze. In che termini questo? Attraverso quello che è la carrellata dell'anno, dei 300 65 giorni, che in realtà poi sono 366 perché c'è un anno bisestile, e in realtà poi gli episodi che io ricordo sono 367 perché c'è una festa troppo importante a Firenze e allo scoppio del carro che è legata alla mattina di Pasqua, che ogni anno varia come giorno, ma che per il suo significato in una storia a episodi legata ai giorni di Firenze non poteva essere lasciata fuori. Quindi è un libro che affronta 367 episodi, momenti, legati ciascuno a un giorno dell'anno e che in qualche modo danno il senso di come, al di là dell'ordine cronologico con cui si scrivono solitamente le storie, Firenze è di per sé ricca e può stimolare una riflessione sulla sua storia ogni giorno, perché ogni giorno è accaduto qualcosa, di più o meno importante nei vari settori in cui la comunità vive. Come mi venne l'idea di questo libro? Mi venne soprattutto quando ero assessore, io ho fatto per 10 anni, dal 1999 al 2009, l'assessore, ho cambiato spesso varie deleghe che, varie sindaco, che il sindaco, anzi sempre stato in quei 10 anni un unico sindaco, il sindaco Leonardo Domenici, che nei vari periodi mi dava e poi magari mi toglieva nel momento in cui cambiava la giunta. Ma ci sono state in quel periodo tre deleghe che ho avuto dal primo all'ultimo momento, ininterrottamente per i 10 anni di mandato. Erano lo sport, erano le tradizioni popolari, che in realtà si sostanziava nella delega alla storia della città, perché vedevo che il sindaco utilizzava in senso vasto questa delega per coinvolgermi tutte le volte che vi era qualcosa che aveva a che fare con la storia di Firenze e le relazioni internazionali. Ecco, questi 10 anni di esperienza amministrativa mi portavano ogni giorno a svegliarmi e a rendermi conto che in quel giorno io dovevo rappresentare Firenze per un episodio, una vicenda, un'occasione. E quindi, siccome poi le cose si ripetevano di anno in anno, perché quando parti ogni anno, il 1° di gennaio a Firenze, lo ricordi con la festa che si svolge ormai da un centinaio d'anni sull'anno alla Canottieri, o lo ricordi con il pensiero a Lorenzo il Magnifico che è nato il 1° di gennaio, o lo ricordi con il concerto che risiede addirittura nella tradizione che da quando è stato fatto il primo teatro comunale, quello che si chiamava Politeama. E a Firenze, quindi ogni giorno io mi rendevo conto che, come un corso e ricorso della storia, per usare le parole di Giovan Battista Vico, Firenze si trovava ad essere al centro di momenti che valeva la pena di ricordare. E ci sono dei giorni in cui i momenti sono tantissimi. Io incominciai a scrivermelo sul mio quadernino, dal quadernino incominciai a fare fascicoli che mi dessero tutti gli anni, nel momento in cui ritornavamo sul momento X o l'episodio Y, una documentazione, mi trovai in casa ad avere 4 o 5 faldoni che ripercorrevano, se non i 367 giorni, ma quantomeno 70-80 giorni. E quindi quando ho finito di fare l'amministratore ho detto, ma come mi è venuto senza dover far nulla se non accumulare il materiale che stavo creando? Di riempire di contenuti un centinaio di giorni, ma a questo punto, diventato nel 2009 presidente del Consiglio Comunale, quindi senza avere quell'impegno, condizionato, costantemente dall'emergenza, come il tipico ruolo dell'assessore, posso programmarmi un pochino più il tempo, mi ritaglio del tempo per andare a riempire
anche quei giorni in cui magari mi viene meno istintivo sapere cos'è accaduto. E è stato divertentissimo, ripercorrendo la storia di Firenze, trovare una ragione a ogni giorno, un episodio a ogni giorno. Naturalmente ci sono giorni in cui davvero la scelta era difficile. Io vi cito il 18 di febbraio. Il 18 di febbraio a Firenze si può ricordare perché muore l'elettrice palatina, Anna Maria Luisa de' Medici, e è quello che io ho scritto nel libro, perché per ogni più giorno c'è una pagina, 38 righe sul mio computer. Sapevo che non potevo andare una parola in più o meno dei 38 righe, quindi dovevo fare uno sforzo di sintesi, quindi vi posso assicurare che per certi argomenti avrei potuto scriverci un libro e doveva essere invece sintetizzato nei 38 righe. Appunto, ci sono dei momenti, l'elettrice palatina è colei che attraverso il suo comportamento estremamente oculato, con testamento che io definisco il primo testamento pubblico della storia, ha consentito che Firenze mantenesse immutato nella sua destinazione, ovvero negli attuali musei, palazzi, monumenti, tutto il patrimonio Medici, perché con quel patto di famiglia del 31 di ottobre del 1837, lei vincolò il patrimonio della sua famiglia a Firenze per utilità del pubblico, ornamento dello Stato e godimento dei forestieri. È stata una donna che muore nel 1743 che ha l'intelligenza di capire quantomeno il godimento dei forestieri, cioè ciò che effettivamente aver vincolato agli Uffizi, alla Galleria dell'Accademia, a Palazzo Pitti o alle Cappelle Medicee, è oggi la fonte fondamentale della ricchezza che attraverso i flussi turistici arriva a Firenze. Ma il 18 di febbraio, anche il giorno in cui muore, in questo caso nel 1564, Michelangelo Buonarroti, muore a Roma, è anche il giorno in cui muore un personaggio importante della nostra contemporaneità, fra i primi cittadini di Firenze, Alessandro Bonsanti, e anche il giorno in cui l'associazione di artisti oggi più significativa fra quelle attualmente in attività, il Paiolo, ricostituisce, mi sembra nel 1950, la sua attività, muore Beato Angelico. Insomma, mi ricordo il 18 febbraio c'erano almeno 15 momenti qualificanti della vita di Firenze, quindi c'era il giorno in cui sceglierne uno era davvero difficile e c'erano dei giorni un po' come le figurine che si incastrano in un album, c'erano dei giorni in cui effettivamente l'ho dovuto trovare io. Mi ricordo, mi sembra sia il 21 di maggio, il Guicciardini, come non ricordare in un libro che vuole essere, anche se con questo metodo molto originale e particolare, una storia di Firenze. Come non mettere i Guicciardini? Ma il giorno in cui era nato vi era un episodio altrettanto importante, il giorno in cui era morto un episodio anche quello altrettanto importante. E in modo un po' forzato, però, il 21 di maggio non c'era niente e scopro che lui aveva fatto testamento, allora ho messo il testamento dei Guicciardini. Peraltro era qualcosa di originale perché nel testamento Guicciardini aveva scritto che tutte le sue opere al momento della sua morte dovevano essere bruciate, distrutte. E la storia d'Italia, ad esempio, per il quale ancora non era stata pubblicata, quindi sarebbe stato davvero un grande danno per la conoscenza umana. Naturalmente, in realtà, gli episodi, la nascita, la morte, in questo caso il testamento, sono tutti momenti che mi servivano comunque per vivere l'equilibrio sul fatto che se devo raccontare 367 momenti della storia della città, i personaggi più importanti, gli episodi più importanti ci dovessero essere tutti, quindi diciamo sono occasioni che sia li metto alla nascita sia alla morte, ma l'importante era in questo caso parlare dei Guicciardini, come prima di Michelangelo, prima ancora dell'elettrice palatina o dei vari soggetti che hanno accompagnato la storia di Firenze. Naturalmente troverete anche episodi che io, se non avessi fatto l'amministratore, probabilmente non avrei mai scoperto. Ieri, guarda, uno di questi giorni ero online se parlavamo e quando raccontavo di Bartolomeo Cristofori, ovvero il musicista che il Gran Principe Ferdinando alla fine del Seicento aveva chiamato a Firenze, veniva da Modena, e a Firenze fu colui che realizzò il primo fortepiano,
che è la base del pianoforte, per cui possiamo dire che il pianoforte è stato inventato a Firenze, perché dal clavicembalo l'idea del martelletto che consente di attenuare quello che è la fase di ritorno dell'elemento del tasto del pianoforte. E io l'ho scoperto perché venivo a partecipare a un convegno al posto del sindaco. Vi posso assicurare che spesso l'amministratore, quando lo vivi con l'intensità e l'amore per la città, è anche un'occasione privilegiata per conoscere molte cose della città, perché al di là di quello che viene pubblicato sui libri, ma c'è una mole che io ho dovuto comprare un ambiente di 52 metri quadri, che è il mio ufficio dove ho tutti i miei libri, che la mia moglie a casa non ne voleva più sapere da come l'avevo riempita. Ma ecco, in questo luogo dove ho tutto il materiale che ho negli anni raccolto, ci sono spesso fascicoli che il signor X o il signor Y ti porta come testimonianza di dare alla città quel qualcosa che lui sa, che conosce, che ha magari nel fascicolo raccolto dal padre, dalla madre o dal nonno, e che quindi costituisce un patrimonio eccezionale anche di conoscenze non pubblicate. E quindi in fondo il libro è stato anche questo, una sorta da parte mia di rendere omaggio, di dire grazie a chi in quei 10 anni mi ha eletto, mi ha fatto fare l'amministratore, perché mi ha offerto un osservatorio davvero privilegiato di conoscenza per la città. Poi naturalmente c'è chi questo ruolo lo interpreta in un modo o in un altro. Io che ho sempre amato la storia di Firenze, devo dire che quei 10 anni mi hanno particolarmente arricchito. Poi non sono solo quei 10 anni, in realtà io ho fatto l'amministratore per 24 anni, ma al Comune di Firenze. Però quei 10 anni in modo particolare, perché questo compito, soprattutto delle tradizioni, mi portava a dover davvero raccogliere un materiale che per la storia di Firenze è stato molto particolare. Certo, rischia di essere un po' schizofrenico il libro, perché parti il 1° gennaio con il ricordo di Lorenzo il Magnifico, perché non è che accade sempre che un personaggio di questa stazza, nel peso specifico che esercita per la storia di Firenze, nasca il 1° gennaio del 1449. Ma poi noi abbiamo giornate documentate sugli episodi anche nel periodo romano. Io arrivo il 25 ottobre a ricordare come il 25 ottobre del 250 dopo Cristo, quindi siamo ancora nel periodo dell'Impero Romano, si era morto a Firenze San Miniato, il primo martire cristiano, l'uomo che è colpito dalla persecuzione dell'imperatore Decio e che con il suo nome sta a significare la presenza di quello che probabilmente era un principe o comunque una persona di grande cultura, di espressione armena, che era venuta a Firenze e che costituì un po' il primo riferimento della prima comunità di cristiani, su cui la morte lega una leggenda, quella che sia stato decapitato, ma lui sia salito sulla collina del Mons Florentinum, che è quella dove poi oggi è la Basilica, e trovato il luogo dove riteneva opportuno essere seppellito per l'eternità, e si fosse posto in posizione orizzontale, e giacendo avesse rimesso la sua testa sul corpo da cui era stato decapitato. Naturalmente è una leggenda, ma sembra davvero documentato. Non è un caso che dai primi calendari della cristianità la sua giornata sia il 25 d'ottobre, che il giorno in cui lui fu ucciso era il 25 ottobre del 250. Quindi troverete appunto date che si riferiscono al 250 come date che si riferiscono alla quotidianità, quella più vicina a noi è il giorno di San Valentino, il 14 di febbraio, quando nel 2010 fu inaugurata la tranvia Firenze-Scandicci. E nel 2010 l'allora nostro sindaco Renzi con il sindaco di Scandicci Gheri si incontrarono a metà strada fin dalla mattina alle 8:30 per siglare questo esercizio di funzionamento di un mezzo che sono convinto farà la storia della città, perché poi, come vedete, anche se con ritardi, contraddizioni, proteste, ma il sistema di tranvia veloce sta andando avanti ora con le linee 2 o 3, probabilmente con l'attraversamento sotterraneo del centro storico. Siccome era stato fatto partire, pensate, il progetto, ero assessore al traffico, giovane assessore al traffico, avevo 34 anni,
quando il 17 maggio del 93 portai in consiglio comunale il primo progetto per la tranvia, perché io ero entrato in sostituzione di altro assessore che aveva fino a quel momento lavorato per la metropolitana, ma non ce la faceva andare avanti da un punto di vista delle risorse, e di conseguenza si trattava di impostare in modo diverso il progetto. Morale della favola, mi stanno già telefonando da Puglia Casa di Dante per andare Hai fatto. a fare la Sei partito presentazione, poi? 5 e una mezzo. delle 10 lezioni sulla storia di Non Firenze so e cosa Foggia, fare, quindi per ora capito? mi fermo qui. Senti, c'è No, la partita non un ce po' l'ho oggi. data, sì. Fatto sta che, ecco, questa esperienza del libro è l'esperienza che vi porterà a vederlo in modo schizofrenico, ovvero in una grande variabilità di date, ma per me è anche, se vogliamo, carino, perché è anche un modo per vivere la storia della città oscillando da date, da Sì, periodi bello. diversi, ma avendo a protagonista personaggi, episodi, di vicende, che allargano anche notevolmente il campo rispetto alle tradizionali storie di Firenze, perché quando si parla di storia si parla sempre di vicende che riguardano al massimo la gestione della città, mentre qui invece si mettono in evidenza episodi che hanno a che fare anche con la quotidianità, che possano essere il ricordo di quando probabilmente morì il re d'Italia, Vittorio Emanuele II, siamo il 30 di settembre del 1821, che fu sostituito nella culla da quello che poi è stato il vero re che tutti abbiamo conosciuto, il re galantuomo, e che probabilmente era figlio del Basciacca, il macellaio delle due Macellaio. strade, dal cognome Tiburti, o appunto episodi che hanno a che fare più con il gossip che con la storia in quanto tale, ma serve per dare un tono che accanto all'alta storia, quella aulica, possa far capire che la vita della comunità è una vita fatta anche di storia più minuta, altrettanto importante e significativa. Beh, io ringrazio Eugenio per questa presentazione, deve andare a quest'altro appuntamento, ma lo invito nuovamente da ora a fare una presentazione anche dell'altro libro, Rovinamenti, del signor Giorgio Vasari, quando ci sarà un attimo di possibilità, visto che c'è la campagna elettorale, quindi dobbiamo posticipare un pochino, sono presunto. E quindi vi inviterò tutti ovviamente quando ci sarà quest'altra occasione. Se ci sono domande brevi da fare, eventualmente è disponibile, altrimenti Sì, quando per volete. primo gennaio. Vabbè, cavolo. È vero un po' che quello del bar Del del re che re dicevo che prima. si presume figlio di una sola. Senti, secondo me è vero, davvero. È vero perché c'è un libro su questo e c'è una testimonianza molto autorevole. La testimonianza autorevole è di Massimo D'Azeglio, che era persona molto vicina alla corona. E Massimo D'Azeglio, in punto di morte, disse che effettivamente nell'ambito ristretto della corona, questa operazione di sostituzione del corpicino del bambino di un anno che era rimasto bruciato. Perché la storia, come viene raccontata in sede ufficiale, che il re Carlo Alberto, allora delfino per la successione a Carlo Felice, appunto re di Savoia in Piemonte, aveva vissuto un momento delicato perché Carlo Felice non aveva figli, quindi era stato designato il ramo cadetto dei Savoia per la sua sostituzione. Il ramo cadetto dei Savoia era in quel momento rappresentato dal giovane Carlo Alberto. Il giovane Carlo Alberto, a differenza di Carlo Felice, era molto aperto ai moti risorgimentali, lo farà sempre, sarà il motivo per cui Savoia diventano la dinastia su cui si imposta il Regno d'Italia. Quindi i primi moti dopo la Restaurazione, che sono del 1821, vedono Carlo Alberto rigidissimo, cioè Carlo Felice rigidissimo, e Carlo Alberto invece disponibile al dialogo con i primi uomini del Risorgimento in Piemonte. E viene stroncato con violenza questo primo moto risorgimentale e Carlo Felice dice con chiarezza a Carlo Alberto: già non sei mio figlio, io ti lascerò la sostituzione, però è bene che tu ti rinfreschi un po' le idee, quindi allontanati un po' da Torino, non voglio che coloro che hanno agitato in nome della richiesta dello statuto abbiano un interlocutore, quindi qualche mese te vai dove vuoi, ma Vai a vai a dormire. riflettere. E lui
che era molto legato al padre della moglie, al suocero, che era il Granduca Ferdinando III di Lorena, e era molto legato a lui perché effettivamente era persona illuminata, il nostro Granduca, che dopo la restaurazione nel 1914 era ritornato in sella, come si suol dire. E venne a Firenze, dove lui aveva preso moglie, perché la sua moglie era una Lorena e era la figlia del Granduca Ferdinando III, e nel momento in cui venne qua, rimase qua quasi un anno. Il Granduca Ferdinando, con tono paterno amorevole, gli spiegò che doveva ritrovare il suo giusto percorso per esercitare un ruolo che sarebbe stato importante. Però era bene che stesse con lui, che trovasse in lui conforto e autorevolezza. In fondo Carlo Alberto era un ragazzo ancora giovane, non aveva nemmeno 30 anni, e l'appannaggio che gli fu dato in quel periodo era la villa di Poggio Imperiale. Considerate che Poggio Imperiale è diventato ducandato, quindi storia, proprio con Firenze Capitale. Infatti faremo un convegno per ricordare questo, dal 1865. Quindi ancora nel 1821-22 era una villa piuttosto, cioè una residenza, in questo caso data agli ospiti. Una notte, il 30 di settembre, cosa successe? Che la storia ufficiale ci dice che la governante, andando a vedere il bambino, il futuro Vittorio Emanuele II, figlio di Carlo Alberto, che era ancora in culla, che quindi non era in grado di camminare, aveva poco più di un anno, con la candela fece incendiare il velo che copriva la culla. E la storia ufficiale ci dice che la governante cercò di salvare il bambino, lo levò, lo posò in terra un po' al riparo, ma lei in questa operazione disingentiò la veste e quindi rimase preda delle fiamme. Quindi lei morì, ma il bambino miracolosamente fu posto nella condizione di essere salvato. Naturalmente voi capite, se lei aveva le gambe, se l'avesse preso, sarebbe riuscita quantomeno a uscire alla stanza, poi magari le ustioni l'avrebbero anche rovinata, però sarebbe uscita dalla stanza. Morale della favola, un minuto. E morale della favola, cosa successe? Che il re Vittorio Emanuele II, nel momento in cui cresceva, si vedeva che si rivelava completamente diverso a Carlo Alberto e in generale a quel ramo di Savoia. Mentre i Savoia erano austeri, quindi molto alti, Carlo Felice era più di 2 metri, Carlo Alberto arrivava quasi a superare 1,90 m, questo era piccolo e tarchiato. Mentre erano molto eleganti e raffinati, anche se austeri e distaccati dalla gente, questo amava le donne, la caccia, le donne in modo morboso, anche quando fu re, sì, si parla della bella Rosina, ma ci sono cronache che ci dava di tutto in questi suoi ambienti della Veridiana. E quindi risaltò un po' in tutti l'idea che fosse veramente troppo diverso da come avevano fino a quel momento si erano caratterizzati i Savoia. E fra l'altro all'Italia giovò, perché per unire 8 stati preunitari, una figura più disponibile, allegra, sempre giovò molto. Fatto sta che andando a indagare vennero fuori voci di corte che in realtà quella notte a morire fossero tutte e due, la governante e il bambino. Quindi nottetempo, perché Carlo Alberto non si poteva permettere di ritornare a Torino senza nemmeno quello che non aveva fatto Carlo Felice, cioè assicurare la successione, diceva, ha trovato un bambino della stessa età. E allora fra le persone di corte si ebbe riferimento al fatto che era famoso il macellaio delle due strade, Poggio Imperiale, le due strade, era lì sotto, che si chiamava Basciacca, il soprannome, non so cosa volesse dire, ma era tipicamente fiorentino, il cognome era Tiburti, e il Basciacca in realtà aveva 17 figli ufficiali, e anche lui come personaggio che non poteva farne a meno avesse lasciato anche numerosi figli naturali. Fatto sta che indicò, non si sa bene, uno ufficiale, uno naturale, ma un bambino della sua età, e che fu portato in culla. A conferma di tutto questo, il Basciacca, che fino a quel momento, nonostante avesse un bel lavoro, era un macellaio
comunque viveva fra stenti, perché per campare la famiglia non si sapeva. Da quel momento diventò particolarmente florido, come chi viveva di una rendita, e fu accertata e documentata la rendita che da parte della Casa Reale da pochi giorni dopo gli fu assegnata, per cui ogni mese riceveva una rendita. Ebbe tranquillità d'esistenza fino alla morte, e quindi i sospetti divennero chiacchiericcio, divennero gravi, divennero pesanti. Su questi elementi documentari, certo signor Pagliai ha scritto un libro che ritrovai facendo le richieste, un libro in cui proprio documenta con tanti indizi e tanti supporti di prove indirette. Poi alla fine ci fu la conferma di tutto questo dato da Massimo D'Azeglio, che in punto di morte confermò la versione che il bambino era morto anche lui, e che quindi era Basciacca. Lo sapeva Vittorio Emanuele, che lui era sicuramente lo sapeva, però naturalmente accettare questo significava accettare il fatto che lui non lo fosse, quindi sa quanti problemi dinastici avrebbe creato anche rispetto agli altri, perché non è che nel momento in cui affermi che in realtà non è avvenuta una vera successione, quanti rivoli della famiglia fra i Savoia Carigliani sarebbero scomparsi. Quindi comunque si abbuiarono tutte, lo stesso Massimo D'Azeglio probabilmente lo dichiarò proprio in un momento in cui poi non avrebbe avuto conseguenze future sul suo... Bellissimo. Però se voi vedete le fotografie, effettivamente vi rendete conto come il Vittorio Emanuele II non avrebbe potuto... Si vedeva.